Buongiorno a tutti, scusatemi ma il programma iniziale era la mia relazione era stabilita questa mattina, per cui poi ho dovuto cambiare dei programmi, ho fatto una cosa diversa. Io lavoro con il professor Rosati, del quale porto i suoi saluti, lui non poteva essere qua per problemi familiari, e di recente, dopo aver lavorato tanti anni in Humanitas, siamo andati a lavorare al Serrafeli. Mi è stata data una relazione da un argomento da affrontare con voi che vi posso assicurare non è facile, perché come potete immaginare già voi lo sapete bene, la galassia è una malattia rara, qua stiamo parlando della rarità nella rarità, cioè quindi è una roba decisamente molto molto difficile da affrontare, è una problematica di nicchia, ci sono pochissimi gente che se ne occupano e in ogni caso c'è pochissima esperienza di fatto nel mondo, tant'è che io ho cercato di fare un po' il punto su quella che è la letteratura e cercare quindi di tirar fuori le esperienze pubblicate sull'argomento, ma come vedrete sono esperienze di pochissimi casi. Poi vi farò vedere anche quella che è stata la nostra esperienza, ma giusto per anticiparvelo, si tratta di 7 pazienti in età pediatrica di fatto operati. E pertanto, ecco qua. L'incidenza è un'incidenza bassa, e stiamo parlando dello 0,11 su 100.000 nuovi nati, di neonati, stiamo parlando pertanto di, ma è molto difficile di fatto arrivare ad una diagnosi di acalasia al di sotto dei 5 anni, come vedete la distribuzione lì, non perché i sintomi, voglio dire, la malattia è la stessa, concettualmente parliamo sempre della stessa problematica, non è che stiamo parlando di una malattia diversa, però l'identificazione della sintomatologia, l'identificazione dei sintomi è molto complesso, potete immaginare già, come mi ha anticipato il collega prima, ci si mette 5 anni per capirlo in media in una persona adulta, immaginate in un bambino di 2 anni, 3 anni, che riferisce nulla. Cosa riferisce? Di fatto è molto difficile che riferisca una sintomatologia. Va pensata, va in qualche modo inquadrata, ma è molto estremamente difficile da inquadrare. Tant'è che in media diciamo che la comparsa dei sintomi si ha tra i 5 e i 10 anni, alla diagnosi si arriva più o meno tra, maggiormente, tra i 10 e i 12 anni. I sintomi sono sempre gli stessi, la disfagia la fa da padrona ovviamente, ma fin tanto che si appalesa e fin tanto che si pensa ad una problematica di questo genere passano in effetti già qualche anno e in media si va sui 10 anni. Questo lo conoscete già, non ve l'accenno più, non ve lo ripeto più, ovviamente l'avete già sentito questa mattina, l'unica cosa è associata con una serie di disfunzioni tipiche dell'età pediatrica, pertanto va in qualche modo pensata nei pazienti con appunto sindrome di Down o in altre problematiche tipiche dell'età pediatrica, laddove nel momento in cui si individua una sintomatologia disfagica bisogna pensarsi che probabilmente può essere presente di fatto una calazione. I trattamenti li abbiamo già in gran parte affrontati questa mattina. Non abbiamo parlato di fatto, se non accennato, della dilatazione. Le opzioni a questo punto presenti sia per gli adulti che per i bambini sono sostanzialmente le stesse. È ovvio che ancor più quando si tratta di un bambino l'idea di dire, ah ma io ho un'alternativa che non è proprio l'intervento chirurgico da prendere in considerazione e quindi in qualche modo la dilatazione endoscopica può giocare un ruolo in questa cosa, su questo argomento ci sono state, adesso vi farò vedere, un po' di pubblicazioni da parte di diversi centri, però la problematica principale che rimane è sempre la stessa, ahimè, è difficile da dirlo, ma solo recentemente è stato in qualche modo sistematizzata e definita qual è, ed è ancora non c'è unanimità di veduta su questo, ma solo recentemente è stato definito qual è la modalità migliore per approcciare con le dilatazioni endoscopiche la calasia. Che cosa vuol dire? È un aspetto tecnico, però è un aspetto tecnico fondamentale.
Non è la stessa cosa fare una dilatazione con un palloncino di 1,5 cm per un minuto e dire ho trattato la galassia, ho fatto la dilatazione endoscopica. Non è così. Chi ha esperienza in questo campo sa che non deve essere fatta probabilmente ripetuta, deve essere fatta con palloncini di 35 mm, deve durare un tot di minuti, cioè non si ha, fino ad ora, non si è mai trovato un consensus su questa modalità di esecuzione della procedura di dilatazione, e i report che noi abbiamo in letteratura sono in qualche modo inficiati anche da questo, perché vedrete, come vi farò vedere adesso, ci sono diversi report dove di fatto, adesso arriviamo, dove di fatto dal punto di vista tecnico vengono eseguite delle cose diverse che non possono essere in qualche modo uniformate. Una cosa è certa però, questo va in qualche modo a favore del discorso che in qualche modo vado sostenendo, e cioè andiamo sostenendo, è abbastanza chiaro che l'efficacia del trattamento è più stabile e si ottiene un'efficacia di trattamento duratura nel tempo prima lo si affronta. Questo è una unanimità di veduta ormai dimostrata, cioè prima tu affronti la problematica, sia essa con una dilatazione o con un LR2 o con una POEM adesso, però prima tu l'affronti, e quindi con l'età più bassa possibile, prima tu maggiore duraturo è in qualche modo il trattamento nel tempo. Pertanto va sollecitata in qualche modo e va in qualche modo vanno identificati dei parametri per cercare di fare prima, più precocemente possibile, la diagnosi di acalasia, perché poi gioca a favore del bambino o del giovane adulto, del giovane che in qualche modo può andare incontro al trattamento che si deciderà opportuno. Vedete, vi faccio vedere qualche report. Quando si va a stiamo parlando sempre di 5 casi, 4 casi, 4 casi, vedete, stiamo parlando sempre di esperienze molto molto limitate, e spesso nei report in letteratura non ci sono neanche riportati che tipo di dilatazioni sono state fatte, e all'interno di chi ha riportato la tipologia di trattamento fatto ci sono discrepanze. Pertanto questo è indiscutibilmente un problema, non si può in qualche modo considerare uguale una dilatazione fatta in un modo rispetto a una dilatazione fatta in un altro modo. Questa è la sostanza della questione, rispetto a un problema, e ripeto, una problematica tecnica ma fondamentale poi per chi si troverà di fronte ad una problematica di questo genere. Questo per esempio è un gruppo di colleghi romani che si sono occupati di questo problema, hanno pubblicato qualche anno fa questa procedura, questo articolo nella quale analizzano la loro procedura effettuata su 24 casi, e la loro conclusione è una conclusione certamente a favore della dilatazione endoscopica, nel senso che loro hanno avuto su questi 24 pazienti una remissione dei sintomi a 2 anni, vedete, su 16 pazienti trattati soltanto con una dilatazione, sono andati direttamente ad una stabilità del controllo sui sintomi, mentre altri, come vedete, hanno avuto l'esigenza di farne più di una, e alcuni ovviamente non hanno risposto, e in quei casi là ovviamente si va alla chirurgia. Però tendenzialmente questo gruppo, diciamo che in età pediatrica, va sostenendo l'indicazione, diciamo così, della dilatazione endoscopica. E, andando avanti, ovviamente, come vi dicevo, così come sono stati fatti poco fa i confronti tra POEM e intervento chirurgico, ci sono state diverse meta-analisi che hanno messo un po' a confronto, seppur con difficoltà, ripeto, queste due procedure, cioè la chirurgia e la procedura endoscopica di dilatazione. Il problema che sempre emerge, o meglio, più che il problema, il dato di fatto che sicuramente va in alcun modo rimarcato, è quello che fino ad ora, quantomeno fino agli ultimi anni, la chirurgia ha dimostrato, è stato dimostrato che la chirurgia in effetti ha una stabilità sul controllo della sintomatologia a distanza, anche con follow-up di 5 anni, anche più. E questo è un dato di fatto incontrovertibile, con una percentuale di risultati sicuramente molto buona.
Non è così, di fatto, analizzando la letteratura sulla dilatazione endoscopica. I bias saranno quelli che ci siamo detti, che sono state fatte in un certo modo, piuttosto che no. Si è cercato di dare in qualche modo una risposta a questo, con diversi lavori, ma certamente il lavoro che in qualche modo rappresenta un parametro fondamentale, un po' una pietra miliare, dove finalmente è stato fatto qualcosa in maniera estremamente rigorosa, dove peraltro il dottor Fumagalli e il nostro gruppo abbiamo partecipato attivamente, e in questa pubblicazione che qualcuno dei colleghi ha già presentato, non viene dimostrata un vantaggio assoluto di una procedura rispetto ad un'altra, non ci sono delle modifiche statisticamente significative importanti. E peraltro Uberto mi diceva che adesso a poco probabilmente ci sarà il follow-up a 5 anni dove viene più o meno confermata questa situazione qua. Però qua c'è un bias fondamentale. Io perché ve l'ho riportato questo? Perché l'elemento importante che emerge, che fa parte un po' di quella che è la mia presentazione, è che certamente l'età gioca sempre un ruolo. Vedete che prima si inizia a trattarli e al di sotto dei 40 anni in qualche modo il trattamento è più efficace. Per cui, ancora di più, attenzione alla diagnosi più precocemente possibile. Qui le cose sono state fatte certamente bene, perché tutti adottavano la stessa modalità di esecuzione della procedura chirurgica e altrettanto della procedura endoscopica. Però qua stiamo parlando di centri al top, questo è il punto fondamentale. Cioè stiamo parlando di centri con grandissima esperienza, che sono pochi centri nel mondo, centri che hanno grandissimi endoscopisti e chirurghi che hanno grande esperienza. Pertanto non facilmente riproducibili nel panorama nazionale e mondiale, pertanto anche sul discorso della procedura endoscopica va considerato questo. Certamente qua è stato seguito un rigore scientifico importante che ha portato a queste conclusioni con una pubblicazione importante su una rivista molto molto con grande impatto nella letteratura scientifica. A supporto in qualche modo di quello che stiamo dicendo, vedete, questo è un altro articolo nel quale invece in qualche modo viene avvalorato l'efficacia della procedura chirurgica, che come vi dicevo è consolidata, cioè è abbastanza, anche se voi andate a parlare di fatto con un gastroenterologo che non è francamente un chirurgo, appunto, lui stesso, seppur vi può proporre e prospettare delle alternative, vi deve, se è culturalmente, intellettualmente, culturalmente onesto, sostenere il fatto che mentre abbiamo valori assodati riguardo alla chirurgia, non ce le abbiamo di fatto allo stato attuale sulle opzioni alternative di tipo endoscopico. Questo è un dato di fatto da considerare e che deve in qualche modo condurre, poi passiamo ad una consensus di malati acalastici, con familiari acalastici, deve in qualche modo condurre al pensiero nel momento in cui si fa una scelta anche riguardo a chi rivolgersi e quindi alla certezza di ricevere informazioni adeguate da parte di gente che ha esperienza in questo campo. Questo ve lo riporto perché conferma più o meno quello che vi ho detto fino a un attimo fa. È una revisione della letteratura recentissima proprio sui bambini, dove vengono messi a confronto tutti gli articoli che in qualche modo sono stati pubblicati, in cui, seppur con pochi casi, vengono trattati bambini con dilatazione endoscopica e con chirurgia, e le conclusioni fondamentali alle quali si arriva sono quelle che vi ho appena accennato. E cioè, di fatto, continua a rimanere il trattamento di prima scelta l'intervento, l'approccio chirurgico, l'intervento di Enardor per via laparoscopica, inequivocabilmente. Questo ve lo evito, l'abbiamo già visto. Il motivo per cui questo è così è perché ormai è assodato, la letteratura ha dato, ha concretizzato il fatto che i risultati della chirurgia sono eccellenti. Guardate questa serie di pubblicazioni ormai datate qualche anno fa, ma di gruppi con grande esperienza, di cui alcuni sono qua presenti,
di fatto le percentuali di successo, vedete, sono tutte stabilmente al di sopra dell'80%. Non c'è in questo momento un'alternativa a questo in termini di risultato ed efficacia, ok? O quantomeno validata e consolidata negli anni, stiamo parlando ovviamente. Mi soffermo poco su questo, è stato già affrontato da Roberto. Ci sono ovviamente le problematiche legate al reflusso, ne abbiamo già parlato abbondantemente Roberto. Questo probabilmente può essere di solito legato ad una problematica tecnica, ed è qui ancora l'importanza di rivolgersi a centri che hanno esperienza, perché c'è poco da fare. Dal punto di vista tecnico non ci si può improvvisare, non ha senso fare, questo un po' dappertutto in tutta la chirurgia, è ovvio che non ha senso improvvisarsi a trattare una calasica e fare una miottomia una volta all'anno. Bisogna rivolgersi a gente che ha un'esperienza di questo, perché le problematiche che proprio possono sorgere sono dovute a motivi tecnici, a quella miottomia incompleta, cioè non fatta bene, a altre problematiche che possono sorgere perché la procedura non viene eseguita correttamente. Quindi ancora di più l'importanza di rivolgersi a centri di riferimento per questo, che hanno numeri, perché già parliamo di pochi numeri, per cui bisogna rivolgersi a chi ne fa già tanti. È stato appena detto, la LR-DOR, cioè il tipo di reflusso, come va trattato, e la nostra scelta va a favore della DOR, cioè la plastica parziale, perché questo poi guardando le percentuali in qualche modo cambiano a favore della DOR. Questa è la nostra esperienza, l'esperienza del professor Rosati, l'esperienza di noi che lavoriamo con lui da tanti anni. 7 bambini con un'età media di 15 anni, questi sono i valori dei riferimenti dei pazienti, i dati dei pazienti, alcuni aspetti tecnici anche questo, una complicanza importante, una ragazza giovane che ha avuto un emoperitoneo, che poi di fatto non era un emomeritoneo ma era un ematoma retroperitoneale, probabilmente però questo è stato dato da una lesione accidentale da introduzione del trocar, quindi poco c'entra con la procedura di LR-DOR. Questa è una complicanza che ahimè capita rarissimamente, ma che capita a chi fa la laparoscopia, cioè questa è una complicanza della laparoscopia, non della procedura chirurgica di miotonia. Degenza media, abbastanza rapida e così via. Questi sono i risultati in termini funzionali a distanza di un anno, la nostra esperienza, ma vado di fatto senza soffermarmi molto. Questo è stato appena fatto vedere dal collega, lo cito proprio perché parlando appunto di pediatrico, questo è uno studio appunto in cui questi bambini di fatto si è dimostrato in qualche modo l'efficacia della POEM, bassi numeri, però di fatto confermano che a breve quantomeno il risultato può essere in qualche modo sovrapponibile a quello della procedura chirurgica. Tutto da valutare, questo niente. Pertanto concludo un po' ripetendo quello che vi ho appena detto, cioè i bambini li si opera con la stessa sicurezza ed efficacia degli adulti. Pertanto tendenzialmente ad un bambino in prima battuta va proposto un approccio chirurgico. Le problematiche sorgono da problemi tecnici, che quindi è fondamentale seguirle in maniera corretta. Pertanto l'invito è quello che vi ho appena accennato, cioè rivolgetevi sempre a centri di riferimento che abbiano esperienza. Purtroppo non ci sono strutture pediatriche, cioè nel senso che dite io vado in un reparto di pediatria dove ci sono chirurghi che hanno esperienza pediatrica. Paradossalmente qua l'esperienza ce l'ha sugli adulti, ma è importante che uno ce l'abbia sul tipo di procedura. Poi cambia tecnicamente poco operare un bambino di 10 anni piuttosto che una persona adulta di 40 anni. Grazie a tutti.